Ciao a tutti, dovremmo essere live. Sì, Siamo dovremmo alla essere terza live. puntata di Incontri Ravvicinati. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, io sono Sapete, Raffaello oppure Castellano, speriamo quello a che lo fianco a me sappiate. è Ivan Zorico. Se qualcuno ci dà qualche feedback positivo, che siamo in line, ma comunque il timer ci dice che siamo online da live da poco più di 20 secondi. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata, quindi stiamo riuscendo ad avere una certa regolarità in questo senso. Benissimo. Allora, Ivan, sentiamo, quali sono gli argomenti di oggi? Li vogliamo... Sì, dicevo, siamo a terza puntata di Incontri Ravvicinati e come sapete questo contenitore che abbiamo lanciato da qualche settimana nel quale vogliamo parlare di libri, serie TV e cinema sotto l'aspetto appunto del marketing, della comunicazione e del digitale, ma non solo. Infatti, come avete visto, abbiamo trattato anche altri temi. Questa settimana parliamo di due argomenti molto belli. Il primo, come sempre, un libro, cioè il capitalismo della sorveglianza. Nel quale appunto Raffaello ci dirà qualcosa in più e ci farà entrare un po' nel dettaglio di queste 600 e oltre pagine di questo libro, davvero molto interessante. E poi la seconda parte sarà dedicata alla presentazione del numero di Smart Marketing che abbiamo pubblicato qualche giorno fa e faremo anche poi un focus sia sulla copertina d'artista, con l'artista di questo mese che è Giulio Giancaspro, e poi sia su Clubhouse con un articolo che ha scritto per noi Alessandra Zarzana. Sì, Comunque, partiamo subito no, aspetta un con. secondo, volevo dire una cosa anch'io su questo, se mi Sì. permetti. Infatti è una vera e propria novità questa qui. Ovviamente questo Incontri Ravvicinati, siamo alla terza puntata, è anche un work in progress. Ovviamente non tradirà quella che è la natura per cui è nato. Quindi diciamo questa natura un po' di evasione e di lateralità a quelli che sono gli argomenti verticali del nostro giornale, quindi marketing, comunicazione, social media e quant'altro. Quindi parleremo sempre di libri, parleremo sempre di film e parleremo sempre di serie TV fondamentalmente e di quelli che sono altri ambiti culturali che però, come scopriamo o come spero che voi scopriate, hanno molto a che vedere comunque con gli argomenti verticali del nostro giornale. Però abbiamo deciso da questa puntata in poi che la prima puntata fatta in successione a quello che è l'uscita del numero mensile, quindi il nostro numero mensile è uscito il 30 di gennaio, oggi siamo al 6 di febbraio. Ne approfitteremo appunto per dire due parole sulla copertina d'artista, che è una delle cose che ci contraddistingue, quindi anche l'arte contemporanea entra di prepotenza nella nostra cifra e stile, cifra stilistica e stile editoriale. E approfitteremo per presentarvi di volta in volta un articolo di un nostro collaboratore e far chiacchierare con questo collaboratore. Ovviamente gli articoli verranno scelti in base a quelli che sono i temi caldi, che appunto più importanti. Quindi la prima puntata di ogni mese, dei primi di ogni mese di Incontri Ravvicinati, la seconda parte sarà dedicata a noi stessi. Speriamo di farvi cosa gradita, lo capiremo dalle persone che rimarranno collegate dopo la presentazione del libro e quindi qui mi taccio. Ora passiamo a un libro che è veramente qualcosa di eccezionale. Lo faccio vedere un attimo, Ivan, mettimi a tutto schermo così riusciamo a vederlo bene e poi torniamo. Eccolo qui. Spero che si veda bene, ecco, così fanno quelli bravi, come dice Ivan. Il capitalismo della sorveglianza è un tomo di oltre 600 pagine. L'autrice è Shoshana Zuboff, una insegnante, una docente della Harvard Business School americana, ed è considerato questo libro, ma non da me, insomma, che ne sono un lettore, sono solo un lettore medio, insomma, fondamentalmente non sono certo un intellettuale, è considerato questo libro come il capitale del XXI secolo. Il capitale ovviamente si intende il capitale di Marx e Engels, appunto quello che poi ha dettato e ha, come dire, ispirato i principali movimenti rivoluzionari all'inizio del Novecento. Allora, c'è, giusto per dirvene una, perché insomma è interessante che vi legga quella che possa essere una lettrice appassionata di questo libro, perché il libro si apre con tre pagine molto interessanti di colleghi intellettuali e altri autori che hanno appunto raccontato l'importanza di questo libro. Vi voglio leggere quella che forse conoscete più di tutti quanti, che è Naomi Klein, l'autrice famosissima appunto di Non Logo. Adesso un attimo che la vado a trovare dove si trova, perché appunto sono tre pagine di... Eccola qua. Naomi Klein dice praticamente: leggendo Il capitalismo della sorveglianza, ho sentito subito l'urgenza di far leggere a chiunque questo libro come atto di autodifesa digitale. Con enorme lucidità e coraggio morale, la Zuboff mostra non solo come le nostre menti vengono sfruttate per ottenere dati, ma anche come questo processo le cambi in modo rapido e radicale.
è tardi e le perdite sono state già numerose. Ma come possiamo apprendere da queste pagine indispensabili per affrontare il futuro? Possiamo ancora sperare in una nostra riscossa. Naomi Klein, quindi insomma stiamo parlando di un'autrice best seller che fa questa bellissima, come si dice, no, introduzione a questo libro. Non mi fate spaventare da quello che è il formato, perché insomma più di 550 pagine, quasi 600 pagine, comprese anche le note, non è proprio un libro semplice, però è un libro che scorre, perché poi ovviamente è scritto, come ha detto bene Corrado Augias in una presentazione nel 2020, è scritto con quello stile anglosassone di pubblicistica che inserisce molti elementi della vita personale, molti esempi pratici, e quindi nonostante la mole il libro scorre. Perché è stato il libro più presentato, più recensito del 2020? È uscito nell'ottobre del 2019 per le edizioni Luis, appunto della famosa università italiana, tra l'altro in un'ottima traduzione, veramente molto bene e molto curata, nonostante fosse uscito i primi del febbraio del 2020. Il libro è davvero 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 interessante. È tornato, come dire, no? Noi abbiamo conosciuto il capitalismo della sorveglianza, perché è un concetto che la Zuboff ha coniato 20 anni fa. Lei dice che il capitalismo della sorveglianza, cioè il capitalismo messo in piedi dalle big tech, nasce 20 anni fa, ad opera di Google. È Google che ha posto le basi filosofico, scientifiche e tecniche perché il capitalismo della sorveglianza potesse agire. Lei fa subito la distinzione nella presentazione del libro, ci dice, attenzione, non facciamo lo sbaglio che abbiamo fatto quando ci fu la prima rivoluzione industriale, che le macchine erano il nemico dei lavoratori, e non è la tecnica qua il nemico, non sono le tecnologie, non lo sono il machine learning, non sono le intelligenze artificiali, non sono i computer e non sono in parte neanche i big data, anche se sui big data mantiene qualche riservo, perché parte tutto quanto da lì, ma sono le grandi tech e l'uso smodato che ne fanno per regalarci, con la scusa di regalarci una navigazione migliore, ma in realtà i dati sono l'elemento, come dire, probante e forte di questo capitalismo. Mentre il capitalismo classico sfruttava il lavoro, veso come lavoro fisico, e su questo ci ha costruito tutto l'apparato scientifico e filosofico Marx e Engels, per quanto riguarda il capitalismo della sorveglianza, invece, il dato è la cosa principale. Tra l'altro, dopo voglio leggervi un passaggio che mi sono anche segnato e ve lo voglio dire. Però adesso voglio interagire con Ivan, perché altrimenti diventa solamente un monologo. C'è stata una data precisa, Ivan, in cui noi, la maggior parte di noi, diciamo, no? A meno che non siamo proprio addetti ai lavori in maniera molto verticale, la maggior parte di noi che si occupa di economia, chi come noi si occupa di un giornale di marketing, di comunicazione, di social media come noi, è venuta a conoscenza che ci fosse qualche problema. Era uno scandalo nel 2018. Di che cosa stiamo parlando, Ivan? Sì. Ti puoi mettere anche tutto schermo, così cerco anche il passaggio. Ok. Sì, conosciamo tutti quello che è il caso di Cambridge Analytica. Caso nato un po' nel 2018, anche in correlazione a quella che era l'elezione americana di Donald Trump, nel quale sostanzialmente non tanto l'uso dei dati, ma l'uso indiscriminato dei dati aveva creato un po' di, come dire, di rumore. Questo perché? Perché, come diceva Raffaello, non è tanto l'utilizzo dei dati, ma come lo si utilizza. Cioè, l'utilizzare il dato senza avere il consenso, senza che sappiamo effettivamente dove i nostri dati vanno a finire, questo è effettivamente il vero guaio, diciamo, il vero problema di questa logica. Logica che, se ricorderete, hanno un po' trattato anche nella serie TV dei social network, quella uscita su Netflix qualche mese fa. Qui, chiaro, sembra tutta la narrazione ha una narrazione molto cupa. Sembra quasi che, diciamo, c'è un grande fratello che in qualche modo ci osserva e utilizza i dati. Onestamente, per chi come noi è addetto ai lavori, sono tutte cose che erano abbastanza conosciute. Quello che in effetti stanno cercando di mettere un freno, soprattutto in Europa, attraverso una normativa molto stringente sui dati, abbiamo anche fatto, è quello appunto di utilizzare i dati in modo corretto, perché
È vero che se tu utilizzi un servizio in maniera gratuita, come per esempio utilizziamo i social network, noi diamo loro dei dati, però è pure vero che questi dati devono essere utilizzati nel modo corretto, e soprattutto le persone devono essere consapevoli di come questo dato viene trattato. Poi questo è il vero punto. E infatti in Europa, comunque da un po' di tempo, ci siamo dotati di una normativa stringente, che è la GDPR, che appunto in qualche modo va ad attutire un po' la pervasività del digitale, inteso come appunto l'utilizzo dei dati in maniera un po' sfrontata. Se appunto siamo consapevoli dei dati che mettiamo in rete e di come questi vengono utilizzati, sicuramente avremo più anticorpi anche nei prossimi anni, sostanzialmente. Però Raffaello, quello che dicevi tu era molto interessante, perché io ho scorso un po' il libro, 622 pagine, effettivamente non le ho lette, mi sono parlato molto bene. Devi farlo, perché è fondamentale. E come dicevi tu, ci sono moltissimi esempi del motivo per il quale poi questo libro riesce a essere letto anche abbastanza velocemente, perché non è appunto qualcosa di così troppo ostico. Uno di quegli esempi, che secondo me è molto interessante perché è stato anche un caso per certi versi, è stato quello di Pokémon Go. Perché appunto era un gioco molto pervasivo, utilizzavano sia i grandi che i piccoli, ed era assurdo vedere tutta questa gente andare in giro con uno smartphone a cercare questi animaletti qua e là, nei parchi, nei negozi e quant'altro. Spiegaci un po' meglio come questo gioco, diciamo, rientra in questo che è il capitalismo della sorveglianza. Lo riprende diverse volte, Naomi, lo riprende diverse volte Shoshana Zuboff all'interno del libro, sia nell'introduzione, nel primo capitolo di introduzione, perché lo porta come esempio paradigmatico. C'è un bellissimo video che potete andare a recuperare su internet, ma tranquillamente andando sul il primo numero degli Imperdibili, scritto dal nostro giornale, dove appunto recensisco il libro della Zuboff, c'è un link diretto a questo video che dura 3 minuti ed è davvero qualcosa di eclatante per le informazioni che ci dà. Allora, Pokémon Go, come sapete, si sviluppa nel 2016 nei paesi anglosassoni, quindi in America, roba varia, ha a che vedere col famoso cartone animato giapponese appunto di Pokémon, e aveva a che vedere, era uno dei primi esempi di gioco collettivo a realtà aumentata. Attraverso i propri smartphone si poteva andare a caccia vera e propria, inquadrando nella propria città con un sistema di geolocalizzazione e realtà aumentata, si poteva andare ad cacciare i Pokémon. Ovviamente un po' come le figurine di atavica memoria, ma che comunque ancora esistono grazie anche all'album Panini dei calciatori, ovviamente c'erano i Pokémon e come i calciatori più rari c'erano anche i Pokémon più rari. Questi Pokémon, la Zuboff ci spiega questo, sono stati utilizzati fin da subito da piccoli commercianti, piccoli esercenti, perché pagando ovviamente alla software house che aveva creato il gioco, potevano localizzare questi Pokémon rari all'interno, che so, del bagno del proprio servizio, del proprio centro commerciale. Da noi, ovviamente, come tutte le cose, in Europa è arrivato nel 2017, in Italia il boom è stato fra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, c'è ancora qualcuno che ci gioca, ma in realtà si è sgonfiato. È interessante questo servizio, perché in realtà Pokémon Go non nasceva da una ricerca di mercato per poter, come dire, dare un gioco nuovo a qualcuno, ma sembra, e ce lo spiega molto bene la Zuboff, che quel gioco è nato proprio perché era un esperimento su larga scala, che ha avuto un'infinità di giocatori, quindi un'infinità di dati disponibili, attraverso quella che è l'attività ludica, l'attività il gaming in maniera particolare. C'è un bellissimo libro di Barricco che magari affronteremo, che di qualche anno fa, che si chiama appunto The Game, il gioco, che secondo lui è l'ultima evoluzione dell'internet, del web e di tutto quanto. E che cosa fa? Attraverso quella che è il gioco della realtà aumentata, si poteva invogliare le persone ad andare in negozi, in attività che mai avrebbero visto. Ovviamente il piccolo esercente, in base a come pagava, poteva far sì che nel proprio bagno, vicino al proprio bancone, c'era localizzato un Pokémon raro, e quindi una volta entrata la persona là dentro, sapete, questo effetto di pescaggio di veri e propri utenti e di clienti, permetteva sì che magari prima di uscirmi da quel negozio mi comprassi un caffè, o piuttosto consumassi un panino, un sandwich e quant'altro. Questo è uno degli esempi più eclatanti.
Ma c'è un altro passaggio che voglio leggere, Tim, se mi permetti, in questo caso, e lo voglio dire ai nostri collaboratori. Davvero, lo so che è un librone, è un librone. Ed è davvero, però è il libro in cui tutti quelli che sono addetti ai lavori, fatevi anche un giro su LinkedIn, oppure anche su Facebook, digitate il capitalismo della sorveglianza, non su Google, perché magari è più semplice così, ma fatelo sia su Facebook che su LinkedIn e magari anche Twitter, e vedrete quanti contributi si aprono. Ne hanno parlato tutti. È un libro imprescindibile per capire veramente il futuro ed essere più consapevoli di ciò che noi veramente siamo. E c'è un'altra cosa, permettimi di fare anche questo passaggio, che era quello che cercavo, perché lei all'inizio, nelle prime 20 pagine, pagina 20 per essere precisi, della traduzione italiana, sfata subito quello che è un mito. E ci dice questo, sentite bene quello che scrive. Allora, noi non siamo i clienti del capitalismo della sorveglianza. Voglio dirlo molto chiaramente. Un vecchio detto sostiene che se è gratis, il prodotto sei tu. E questo lo conosciamo tutti. Ma anche questa visione è sbagliata. Noi siamo le fonti del fondamentale surplus di informazioni che alimenta il capitalismo della sorveglianza, l'oggetto di un'operazione di estrazione della materia prima tecnologicamente avanzata e sempre più inesorabile. I veri clienti del capitalismo della sorveglianza non sono gli utenti, sono le aziende che operano il mercato dei comportamenti futuri. Quindi io credo che sia davvero bellissima questa cosa, cioè noi fonti, ma subito, dice, non noi materia sono prima aziende, sono le aziende clienti, noi siamo solamente la fonte, la materia prima, il dato, noi non siamo il prodotto, noi siamo il dato su cui poi un prodotto magari viene costruito, su cui un servizio viene costruito da un'azienda che paga le big tech, che sappiamo essere le 5 big tech più grandi, erano Google, Microsoft, Apple, Facebook, che è stato uno degli ultimi a entrare, ma adesso in maniera preponderante sta andando avanti Amazon, che a differenza degli altri nasce come sito commerciale e quindi adesso si sta implementando in maniera social, mentre gli altri sono nati social e poi sono diventati commerciali. Quindi come dire, no, Bezos, anche se non è più lui, insomma, da qualche giorno è un altro, la Dima comunque l'ha creata lui, Bezos appunto ci ha visto lungo. Infatti Amazon riesce ad anticipare i nostri desideri, io sono cliente Amazon Prime, le newsletter che mi arrivano, i suggerimenti che mi arrivano sono sempre di libri che io non conoscevo e conosce i miei gusti meglio di me. Quindi la questo cosa è dato... bella appunto sempre dell'utilizzare i dati, ora parlando di Amazon e poi passiamo all'altro argomento, è che lui immagina già quanti bicchieri devono essere venduti in una certa zona di Milano, di Taranto, cioè riescono già quindi a immaginare gli ordinativi del motivo per il quale loro riescono a essere così efficienti in termini di tempi. Cioè loro immaginano già quello che tu forse ancora non sai di voler comprare. Okay. Infatti, sì, ma è proprio grazie ai dati, perché poi quello che dice la Zuboff in diversi passaggi è che il dato puro, cioè da un dato anonimo, oggi il machine learning e l'intelligenza artificiale riescono, sono così, gli algoritmi sono sempre più sofisticati e più complessi, che riescono anche da un dato anonimo ad avere un dato, come dire, personale. Quindi l'amore di dati, cioè i big data insieme agli algoritmi dell'intelligenza artificiale saranno il futuro. Lo potete scoprire anche nella nostra rubrica, scusatemi se faccio quella che può sembrare una marchetta ma è molto importante, sapete che stiamo pubblicando quelli che sono appunto i podcast in collaborazione con Ixa e Radio It, e ce ne sono diversi episodi dei 10 insomma che faranno parte del progetto, dei 12 che faranno parte del progetto, dedicati proprio ai big data e all'utilizzo dei big data da parte degli algoritmi dell'intelligenza artificiale. E quello è il futuro. Non ci dimentichiamo che prima, nel 2019, anzi fino a gennaio 2020, l'argomento più caldo su tutti i social era intelligenza artificiale. Poi è arrivato il Covid e ovviamente ha spodestato questo concetto. Signori, leggere questo libro, come ha detto Naomi Klein, lo faccio rivedere, è un atto di autodifesa personale. A maggior ragione perché in realtà la Zuboff non demonizza le tecnologie in sé, ma demonizza l'uso smodato e non informato, che questo è incontrollato. È incontrollato che ne fanno le big tech. Noi, come ha detto Ivan, siamo salvaguardati perché la comunità europea con il GDPR è uno dei migliori sistemi al mondo, è riuscito a salvaguardarci. Nei paesi anglosassoni, Inghilterra, che adesso è fuori dall'Unione, America in maniera particolare, questa salvaguardia non c'è.
prendere e leggere questo libro ci farà diventare degli utenti più consapevoli di internet, del web e dei social network. Grazie, io non ho nient'altro da dire, altrimenti faccio spoiler. Quindi. No, passiamo subito, anche perché abbiamo passato 20 minuti su questa. E vabbè, il libro meritava. Il libro di meritava. Essere più rapidi la prossima volta, ma passiamo oltre e presentiamo quello che è il secondo tema, che è The Day After, cioè il numero in pubblicazione in queste ore, in questi giorni, sul nostro sito. Sì, infatti, l'ultimo numero, il numero di gennaio, diciamo così. Come sa, tutti sanno, chi ci segue, noi usciamo sempre a fine mese. Ecco qua, vedete collegato Giulio Giangaspolo, Giulio e Alessandra Zarzana. Ok, perfetto, eccoci qua. Allora, li presenti tu, li presento io, cosa facciamo? Ma presentali tu, dai. Va bene, allora, vedete ovviamente la femminuccia e il maschietto, quindi è facile distinguerli. Allora, lei è Alessandra Zarzana ed è una collaboratrice storica del nostro magazine, è appunto una community manager, si occupa prevalentemente di questo, collabora con grandissime realtà, anche più grandi di smart marketing, ma meno creative, in questo senso lo possiamo dire, appunto. Ed è, ci accompagna oramai, si può dire, da 4 anni probabilmente, sì, all'incirca, vero? Sì, 4 anni buoni. È una delle contributor principali, insieme a tanti altri collaboratori. Abbiamo scelto lei perché lei ha fatto sull'ultimo numero, qua state vedendo appunto il mensile di questo numero, si chiama appunto The Day After, perché abbiamo voluto immaginare con Ivan Zorico quello che era un numero che parlasse appunto, cioè il giorno dopo, che cosa facciamo il giorno dopo, dopo quest'anno 2020 così importante. Abbiamo già dato una serie di suggerimenti, ma anche indicato le tendenze principali in cui si sta muovendo il mondo della comunicazione, dei social network e del web in generale. E Alessandro ha trattato un argomento molto hype in questo caso, che è appunto Clubhouse, questo nuovissimo social network che si sviluppa attraverso la voce, quindi una sorta di ibridazione fra social network e podcast, molto interessante, di cui parleremo nella seconda parte. Lo vedete a sinistra con questo fare molto severo, fai un sorriso Giulio, ti prego, a destra del teleschermo, che è appunto Giulio Giangaspro, che è molto più simpatico della sua, ok, perfetto, sta sorridendo, benissimo, che è Giulio Giangaspro, che invece è l'autore della bellissima copertina. Quindi adesso ci rimaniamo un attimino con Giulio Giangaspro, facciamo qualche domanda a Giulio e facciamo vedere innanzitutto di cosa stiamo parlando, Ivan. Facciamo vedere la copertina a tutto schermo, se è possibile. Allora, Giulio, puoi intanto salutare i nostri spettatori, i nostri telespettatori, i nostri web spettatori e tutto quanto, insomma. Sì, buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità, questa opportunità che mi date. Io in genere premetto che non amo questi collegamenti perché proprio non sono pratico, non sono proprio. Però siccome mi ha implorato Raffaello, io ho detto va bene, cedo, e così farò un'eccezione. Niente, a parte gli scherzi, ovviamente guardando l'immagine. Così, volevo farti una domanda velocemente, Giulio. Volevo farti un'immagine. Allora, a me è piaciuta subito appena l'ho vista. Dimostra la tua grande sensibilità, tra l'altro è piena di elementi interessanti per chi come me è appassionato di grafica e di pittura e di arte contemporanea, non solo contemporanea. Allora, cominciando dagli elementi che sono più immediatamente riconoscibili, a che cosa ti sei ispirato, Giulio? Dicceli uno per volta, insomma, vai. Si vede intanto lo spazio, in quale è uno spazio che preso appunto in prestito e si vede subito l'impronta di Hopper, dove c'è la modella sul letto che posa o che guarda verso l'esterno, verso la finestra, quello che succede. Ma ovvio che non mi bastava Hopper, c'era qualcos'altro insomma che mancava e che ho voluto citare, proprio questo pittore che sta dipingendo su questa tela e lo spunto appunto preso da Norman Rockwell, che sì, è il suo autoritratto, anzi l'opera si chiama triplice autoritratto, ma esatto. Non mi interessava il fatto di mi interessava che ci fosse un pittore che rappresentasse quello che appunto stava era lì davanti, cioè quello la modella che aveva lì davanti. Non l'ha dipinta effettivamente, ma il giorno dopo era proprio concentrato proprio sulla data, sul più che data, anzi l'anno, perché come vedi sembra quasi un foglio gigante di un calendario strappo, sai, quelli che si usano strappo da scrivania, sì, e,
Puoi vedere appunto gli strappi gettati così per terra, che ormai sono calpestati, non servono, sono appunto quello del 20, del 19, il richiamo al Covid-19, ma anche come data del 2019 nato. E poi del 2020, anno disastroso, insomma, per tutti quelli che l'hanno vissuto, insomma, e tutto quello che è venuto appunto in questo quest'anno. Ma il 2021 doveva essere appunto quell'orizzonte che vede appunto di speranza, qualcosa insomma che vede e che spera appunto di notare di un miglioramento, una vita da rifare, da risistemare, per cui la modella la vede in quel modo, cioè vede proprio il 21. Il 21 poi è un anno particolare, chissà perché, vabbè, questa è una cosa mia personale, vabbè, è una coincidenza, ma ci troviamo qui in questo mio studio che da poco prego. Proprio in, vabbè, è una stupidaggine, ma è proprio dilla. Il numero civico 21, per cui niente, è un caso così. Il 21 mi sta portando fortuna. Tanto è vero che quando mi hai proposto questa copertina, stavo preparando un'altra copertina e chissà, ho detto quest'anno proprio iniziamo bene l'anno, il gennaio pieno di copertine, a parte quella che ho realizzato per smart marketing, anche quella ho fatto una diciamo, di un giornale cittadino chiamato L'Altra Molfetta. Io abito qui a Molfetta, provincia di Bari, per cui ho pensato anche di realizzarla, però in un modo diverso, non so, ve lo mostro così velocemente senza togliere spazio. Ecco, questa qui. Si vede? Non la possiamo Questa vedere, qui. Giulio. Devi farla vedere fisicamente. Non si vede, vabbè, non ha importanza, no? Ce l'hai fisicamente, ce l'hai fisicamente, la Così, possiamo vedere? l'ho vista, l'ho vista. Si Io vede, si no. vede. Sì, si vede? Non la vedi? No, Sì, ecco, si vede, si sì. vede, Si vede, sì. eccolo qua. E appare appunto il cubo di Rubik, cioè quello che conosciuto, ma con un'aggiunta, sono tanti, tu sai quanto lavoro con la pubblicità, per cui Infatti. ogni casella del cubo ha una sua lettera presa in prestito dai vari loghi Luca, pubblicitari, e che poi infatti. ogni lettera va a comporre una frase. Il tutto, appunto, il gioco è bello quando dura poco, per cui appunto sperando che questo gioco termini quanto prima, cioè, per cui niente, era giusto un altro modo di vedere la speranza di una nuova trasformazione. Ora, quello che, ritornando alla nostra copertina, qui ci sono i vari elementi. Allora abbiamo detto Hopper, Rockwell e altre, conoscendo l'opera di Rockwell, lui l'aveva presentata, non so se adesso se riesco a farla vedere. Chi la conosce, si Eccola qua. vede? Sì. Questo modo, sì. Ecco, ci sono tanti spunti anche qui. Tant'è È vero, vero. lui per riprodurre il suo ritratto ha usato anche altri ritratti, quelli di Dürer, Rembrandt e quant'altro. Insomma, invece io ho citato quelle che sono al lato della tela, altri elementi insomma, che richiamano un po' il titolo di Day After, visto nei vari Nei vari film film, già nei vari film e nei realizzati. vari Il libri, film, infatti. horror e quant'altro, anche del libro. Una cosa, una piccola chicca, sulla sinistra c'è un'immagine invece della stessa copertina che ho riprodotto, se lo si vede bene, cioè ingrandendo l'immagine, si vede ancora all'interno, c'è un quadro nel quadro che ho creato e che, insomma, il divertimento, insomma, Il divertimento che facevano i fiamminghi, soprattutto mettendo specchietti e sì, roba varia. Flamini, soprattutto, Infatti, sì, grazie Giulio per perfetto. questa E bella poi una cosa presentazione. in più. Di parla. Giusto così, una cosa in più, ma ho personalizzato tutto quanto con una pavimentazione tutta mia, perché quello che appunto è la mia ultima ricerca, chiamata Arte in Stallo, è appunto dedicata a, cioè, realizzo decoro, oppure o realizzo dei manufatti, qualsiasi cosa, con utilizzo appunto di arte astratta. Insieme alla pop ho combinato e ho chiamato il tutto Arte in Stallo. Tutto qui. Va bene, grazie mille per la bella spiegazione. C'era Ivan che voleva farti una Ci domanda un sei? Mi po' più senti? tecnica. Sì.
Sì, ti sentiamo benissimo. Guarda, Ti sentiamo Giulio, benissimo, devo sì. dire che Ok. quando ho ricevuto la copertina, giusto due parole, sono rimasto un attimo interdetto perché capivo bene che era una citazione di una citazione di una citazione, solo che andare a ripercorrere, Sì. diciamo, le varie citazioni all'interno era stato veramente complicato. Infatti, per questo mi sono avvalso dell'ausilio di Raffaello che me le ha spiegate un po' di volta in volta perché capisci che dentro ci sono significati di significati, ma appunto andare a capirli tutti, diciamo, era un po' complicato per chi, se non sei come te, diciamo, una persona molto ispirata, Appunto, sì. era difficile andare a recuperare. Per questo poi vi invito anche a leggere la copertina di artista scritta da Raffaello, dove poi tutto quello che ci hai detto in qualche modo viene anche rappresentato. Ma detto questo, The Day After è il tema, diciamo, di questo mese. Siamo molto contenti di averlo scritto perché, come hai detto tu, il 2020 è un anno molto molto particolare, molto molto complesso, e il 2021 si spera, diciamo, sia Sì. meglio di quello precedente. Nella fattispecie, nell'ambito, diciamo, tuo, quindi tu sei un esperto di comunicazione visiva, hai detto che ti occupi di pubblicità da tanto tempo, sei un artista, come hai vissuto Sì. questo 2020 a livello lavorativo e cosa pensi che secondo te ci possa essere nel tuo mondo per il 2021? Nel 2020 c'è stato proprio un calo, soprattutto di presenze perché non era possibile organizzarsi per mostre, per cui abbiamo con tanti, cioè con espedienti particolari, siamo comunque riusciti a essere presenti, tipo mostre che si sono comunque realizzate, ma all'aperto, e di questa, diciamo, ho partecipato appunto l'anno scorso a una mostra a Erzbruck, in provincia di Norimberga. Mi hanno invitato a mettere appunto cioè una mostra proprio in città, chiunque passando Ah, ok. notava insomma le varie opere esposte dai vari artisti. Ovviamente non era un luogo chiuso, non Una mossa a c'era, cielo non c'è aperto. stata inaugurazione. A cielo aperto, sì. Per cui chi passava notava quello che erano le opere, ovviamente indicate con la mappa per poterle Chiaro. cercare. E insomma è stata una cosa interessante, ma ovvio, a parte quello ci sono tanti altri modi per poter essere presenti. Non so, anche il web ci aiuta, cioè, non so, non so, chi vuole essere presente, non so, manda ovviamente sui social qualsiasi cosa, insomma, realizzata in digitale oppure pittoricamente, diciamo, ognuno cerca insomma di trovare un sistema. Io, grazie al fatto che appunto ce l'ho trasferito da Ruvo, sono passato qui a Molfetta, nella mia città natale, insomma, finalmente ho ritrovato un pochino l'ambiente che avevo lasciato tanti anni fa, insomma, e i contatti si sono ho ripreso contatti con persone che avevo ormai diciamo avevo perso, insomma, Sì. e poi niente, ci siamo finalmente ritrovati e c'è anche questa possibilità di appunto la collaborazione con il giornale cittadino qui accanto, proprio ce l'ho proprio a fianco, sulla stessa via, e l'altra Molfetta con la quale sto facendo proprio lavoro con l'illustrazione. A parte la Quindi copertina, anche sostanzialmente, all'interno a parte, sto diciamo, curando. l'aspetto artistico, tu mi dici che appunto lavorando come comunicatore visivo, quindi lavorando di grafica, in qualche modo sei riuscito anche a Sì. diversificare in Certo, qualche modo quelle che sono le tue attività. e comunque fa parte del mio lavoro e lo faccio, diciamo, volentieri. Tra l'altro, in questa stessa rivista, diciamo, curo anche la parte dell'arte, per cui mi ha invitato il direttore, che ci teneva insomma alla mia presenza. Io ho detto: cura tu, insomma, magari la ricerca sulle prossime copertine, e contestualmente faccio anche insomma delle Quello che faccio interviste io in smart alle marketing, persone quindi. invitate, agli artisti Fai anche invitati. il Per critico, cui di insomma. volta in volta, ogni mese ci saranno. Sì, eh sì. Sì, infatti. Beh, critico no, però le domande, Le domande. intervista, così, conoscendo appunto gli artisti, c'è uno scambio Certo. di informazioni, è giusto anche per farlo conoscere ai lettori. Tutto qui. Va Mi sembra bene, giusto. ringraziamo Giulio. Oh, Sì, scusa, Ivan, non volevi aggiungere so, ci qualcosa? sono. No, volevo ringraziarlo anch'io. C'è Ah, vai. altro? No, rimani collegato. Volevamo Ok, ringraziarti perché, grazie a insomma, a voi, parte il grazie a bellissimo voi. lavoro, Senz'altro.
Le tue copertine, come piace dire a Ivan, sono sempre parlanti, nel senso che molto spesso ci capita, sempre lavori di pregio abbiamo, perché li scelgo personalmente gli artisti e cerco sempre di abbinare l'argomento allo stile dell'artista. Non sempre riesco a farlo al 100%, però diciamo che mediamente al 70-80% ci riesco e l'artista non mi delude mai. Però molto spesso mi capita di avere artisti che fanno concetti un po' più criptici, un po' più velati o un po' più astratti. Ogni volta che abbiamo chiamato te, ce ne sono stati anche altri, proprio perché tu hai un'impostazione da grafico pubblicitario e lavori tantissimo in quell'ambito, le tue copertine sono state sempre parlanti. Ne abbiamo fatte altre due, quella del numero 50 è la prima con la A quale cui ne sono abbiamo molto inaugurato, affezionato. a quale siamo molto affezionati, quindi è stato veramente Sì. bello, perché anche perché ti ho richiamato per questo gennaio. Perché appunto con questo numero di gennaio noi superavamo l'80° numero ed era praticamente un compleanno ideale, 6 anni di pubblicazione della copertina d'artista. Perché abbiamo cominciato dal nono numero con la copertina d'artista, Sì. Sì, gennaio 15. mentre i precedenti 8 numeri erano copertine realizzate da me, Ivan. Infatti, se l'è andata a Si cercare vede. sul. Se andate a cercare sul nostro sito, le copertine non le trovate. Quindi ti vogliamo ringraziare di questo. Ora ti Sì. preghiamo di rimanere No, collegato, ma tanto sono io a sarai ringraziare voi. collegato e Sì. passiamo. Grazie, Giulio, grazie. E passeremo adesso alla seconda ospite. Presentala tu, visto che Giulio l'ho presentato io. Dai, Sì. Ian, vai. Allora, qui con noi oggi c'è Alessandro Zazzana, che scrive con noi da 4-5 anni, adesso non sappiamo bene da quanto, 4 anni. perché appunto una collaborazione di lungo corso, come si dice in questi casi, è community manager ed esperta di social media marketing. Quindi è una di quelle che sostanzialmente la materia la conosce e la conosce molto bene. Siamo molto felici di averla qui perché questo numero che appunto vede all'interno non solo diciamo, l'idea del giorno dopo, dell'alba del giorno dopo, come diceva Raffaello, ma parla anche di alcuni casi particolari, come quello per esempio sull'ambiente e sulla sostenibilità, ma anche quello di cui ha parlato Alessandra, che adesso vi mostrerò, relativo a Clubhouse. Clubhouse è, diciamo, è la novità di quest'anno, lo possiamo dire, perché è diventato un vero e proprio caso, ma nell'arco di 2 settimane sostanzialmente è esploso in Italia. Prima se ne parlava un po' negli Stati Uniti, come sappiamo, gli Stati Uniti sono un po' avanti, un po' molto avanti rispetto a noi, Molto poi avanti. è arrivato qui e da 2 settimane sostanzialmente tutto il mondo del marketing e della comunicazione, tutte le persone che ne parlano, si sono buttate all'interno di questo social. Social che appunto non voglio spoilerare perché, Infatti. anche perché io non l'ho vissuto fisicamente, perché A devi avere Stai bruciando le domande, stai bruciando le domande. E B non sono stato invitato. Per cui Alessandro, parlaci un po' tu di questo Sì, va Clubhouse, bene. facci capire che cos'è e come funziona. Ok. Mi ha bruciato già la Allora. domanda, ne sto pensando un'altra, Alessandra, vai. Vai. Vabbè, ma quello tanto ci possiamo ritornare perché secondo me è comunque una parte importante. Allora, sì, appunto, come diceva Ivan, è sicuramente il social network del momento, è l'argomento caldo di chiunque comunque si interessi di comunicazione e marketing. Per adesso, entrando in qualunque gruppo di social media manager, ma anche di giornalisti, ma in realtà anche in tante testate generaliste, non si parla d'altro, perché appunto sono riusciti a creare anche tutto un hype intorno, dato da diverse caratteristiche, diverse particolarità. È un'app che apre nuovi scenari, perché appunto ha delle caratteristiche diverse da tutti gli altri social network che conosciamo. Apre nuovi scenari proprio perché siamo abituati di solito a vedere un po' che i trend si sviluppano allo stesso modo. C'è stato il momento del il trend dell'immagine, poi il trend del video, il trend delle dirette. Invece Clubhouse entra e ribalta tutto, cioè si presenta con una modalità
totalmente diversa dagli altri, quindi come abbiamo già anticipato è un social network solo audio, quindi ha la voce come unico mezzo di comunicazione, e quando dico unico è proprio unico, nel senso che all'interno di Clubhouse entrando non si vedono immagini, non si vedono video, non ci sono link cliccabili, c'è soltanto la possibilità di creare un proprio profilo e di interagire all'interno di quelle che vengono chiamate stanze, rooms, che sono delle stanze tematiche in realtà, quindi si entra all'interno di una stanza, si inizia a discutere con altre persone su un argomento e possibilmente si fa networking, si incontra gente interessata agli stessi argomenti, infatti appunto per chi già ha letto l'articolo, ma per chi ancora non l'ha letto spoilerò un po', in realtà secondo me diciamo che non è un caso che Clubhouse sta avendo questo grande successo proprio in questo momento, che è un momento di privazione, veniamo da un anno in cui appunto non abbiamo potuto approfittare delle tante opportunità, non lo so, esempio eventi di settore, ma anche semplicemente le chiacchiere con i colleghi di lavoro, l'aperitivo con gli amici, amici di amici, diciamo in questo caso su Clubhouse effettivamente abbiamo la possibilità di chiacchierare, conversare, fare networking, conoscere anche profili interessanti con cui instaurare delle collaborazioni, e quindi insomma piace perché ne sentiamo un po' il bisogno. E, altra caratteristica secondo me interessante che mi chiedono un po' tutti quelli che ancora non l'hanno testato è come funziona, cioè è più tipo una radio, è un podcast, è un social network? La risposta è difficile perché in realtà sì, è un mix di tutto. È una cosa nuova. È una cosa nuova. Potrebbe essere sì, assimilato a un programma radio, però con molta più partecipazione, perché tu una volta che sei dentro una stanza puoi alzare la mano, c'è proprio un tasto che ti permette di alzare la mano e intervenire, interagire. Questo significa anche avere la possibilità di interagire con anche celebrità di settore, perché in questo momento all'interno tu trovi tanti addetti ai lavori, tanti VIP. In America in particolare, per esempio, c'è stata una tra i primi utilizzatori è stata Oprah, poi man mano tanti anche artisti, cantanti, per cui veramente riduce gradi di separazione. Cioè io entro in una stanza e magari mi trovo il mio idolo che è lì, posso alzare la mano, fargli una domanda oppure dire guarda sono d'accordo con te, e questa è una cosa che in questo momento sì sì è proprio fighissimo. Tra l'altro parlando di VIP, la grande novità è che proprio ieri c'è stato l'ingresso di Mark Zuckerberg all'interno di Clubhouse. E tra l'altro è stranissimo perché su Clubhouse tu puoi linkare il tuo profilo Twitter o il tuo profilo Instagram, ma non Facebook, sì che lui, comunque siamo lì, Facebook e Instagram, però mi sembra anche strano, in realtà io ci avrei messo LinkedIn per esempio, perché lo vedo molto più di networking. Però. Almeno per come è nato adesso, com'è adesso. Sì, diciamo che io il mio primo pensiero quando ho visto la notizia, è entrato anche Zuckerberg, ho detto vabbè, è la fine di Clubhouse, perché come sappiamo lui quando si interessa a qualcosa o se lo compra o lo copia uguale e distrugge il precedente concorrente, però non lo so, staremo a vedere. Sicuramente sta andando alla grande, ha grandissime potenzialità anche in termini di business. Io come tutti gli addetti ai lavori in questo momento stiamo studiando per cercare di capire quali sono appunto le potenzialità. In questo momento non ci sono brand, non ci sono aziende all'interno della piattaforma, o almeno non in forma ufficiale aziendale, ma ognuno di noi chiaramente se io presenta qualcosa. Sì, quindi insomma, diciamo che già si riesce a intravedere quali sono le possibilità per i brand, perché sì, c'è anche la possibilità di creare delle stanze chiuse, quindi soltanto su invito. Si parla anche di un nuovo programma per gli influencer, che quindi
permetterà di monetizzare, per cui insomma anche a livello di business c'è molto da fare, anche se è tutto da delineare ancora. Sì, posso aggiungere io qualcosa, Ivan, perché volevo fare una domanda? Allora, sì, allora, io penso che, bisogna accedere a invito, quindi sono convinto che il prossimo passaggio, al di là se Zuckerberg se lo compra o lo copia, perché poi non tutto quello che fa Zuckerberg, poi comunque riesce sempre come una ciambella perfetta col buco. Libra, per esempio, la moneta, ne hai parlato tu stesso, della moneta di Facebook, si è un attimino arenata, un po' come è successo con tutte le criptovalute che hanno conosciuto un momento, un certo blocco, sì, lo dicono molti addetti ai lavori, proprio perché insomma c'è stata anche una specie di disaffezione. Ma al di là di tutto, io credo che il valore aggiunto, io ho qualche anno più di voi due, insomma, senti anche di Ivan, io mi ricordo quando arrivò un player importante nel mercato della telefonia italiana, che era Tre. Oggi sappiamo che Tre si è assemblato con Wind, hanno fatto un grandissimo, il terzo gestore italiano e uno dei più importanti in Europa. Ma quando arrivò Tre sul mercato italiano, aveva una novità: il videotelefono. Il videotelefono fu una grande novità che all'inizio piacque, ma per esempio ha avuto più successo in altre parti d'Europa. Per esempio, in Inghilterra fu la patria dove la videochiamata di Tre ebbe un certo successo. In Italia, in maniera particolare, perché è stato un vero e proprio terreno di sperimentazione per la Tre, dopo 4 anni in cui ha cercato con una campagna pubblicitaria incredibile di spingere quello che era la videochiamata, gli italiani non volevano guardarsi in faccia, volevano parlare. Ma anche un costo però non indifferente, se non sbaglio. Questo è anche vero. Perché oggi credo che gli italiani vogliono guardarsi in faccia, almeno che detto la mia mamma. Però Ivan, non leggiamo una cosa di 15 anni fa, 20 anni fa con i dati di oggi. È successo molto prima. Leggiamolo con i dati di allora. Oggi alla luce del Covid tutto quanto è relativo. Io l'ho vissuto in prima persona e mi ricordo quello che veniva scritto nell'epoca. A un certo punto gli italiani hanno dettato, come dire, l'agenda di Tre anche a livello europeo, e Tre non ha più investito sulle videochiamate, magari oggi se ne trova pentita, probabilmente. Perché il concetto? È una cosa, perché vi ho detto questo particolare? Perché non sempre le nostre intenzioni poi vengono premiate da quello che è il mercato. Io credo che la grande genialata di Clubhouse sia proprio il fatto di avere una grande esclusività, e come si può vincere questo? Perché ognuno che sta all'interno di Clubhouse può fare solamente 2 inviti, poi probabilmente ci sarà una premialità, non si sa. Ci saranno poi i bagagini. In realtà tu entri e hai 2 inviti, dopodiché se sei attivo, entri nelle stanze, crei delle tue stanze, hai ogni settimana dei nuovi inviti. Okay. Infatti Clubhouse ti manda la notifica e ti dice chi è che potrebbe essere un'ottima aggiunta alla nostra app, invitalo. Altra cosa è che non ti basta avere l'invito, devi avere anche un dispositivo che ti permette di accedere, e sono soltanto dispositivi Apple in questo momento, quindi iPhone o iPad. Sì, e quindi questo lo fa diventare ancora più elitario. Poi è vero, hai ragione Raffaello, ci sono già purtroppo delle attività poco lecite, per cui vedi le vendite degli inviti di Clubhouse, che assurdo. No, era la parte automatica, prima di Zuckerberg, che poi compra tutto come monopolista, insomma, sicuramente ci sarà questo. Ma tra l'altro, finendo il discorso che volevo fare, perché penso che sia una genialata e perché sta avendo successo, e sentite, mi azzardo a fare da direttore di smart marketing una previsione: non è un fenomeno che si sgonfierà, perché io lo vedo iscritto nel solco del successo dei podcast. Ho scritto un articolo molto interessante, da un'indagine Nielsen in questo caso, ha soppiantato il fenomeno podcast fra le nuove tecnologie, addirittura l'intelligenza artificiale e machine learning. Niente è cresciuto negli ultimi 3 anni, e le previsioni del quarto anno, il 2021, sono ancora più rose, quindi 3 anni non sono un fenomeno o un fuoco di paglia, dicono gli esperti di Nielsen. Il fenomeno podcast sta dando possibilità di lavoro a tanti altri, e Clubhouse, che sfrutta il discorso della voce, anche se Alessandra ci ha detto che non è una radio, non è un podcast, non è solamente una telefonata vocale, insomma è un po' tutte e tre le cose messe insieme. Secondo me il successo di l'originalità che sfrutta la voce e le stanze solo con la voce, dove tu puoi solamente linkare, come hai detto appunto, il tuo profilo Twitter o il tuo profilo Instagram, secondo me questa esclusività e questa poca possibilità di manovra decreteranno il successo.
che sono le stesse cose che hanno decretato il successo del podcast. Molta gente ha dovuto migliorare non solo la tecnologia per fare podcast, quindi microfoni più performanti, cuffie più elaborate, ma ha dovuto migliorare, e ci sono un'esplosione conseguente di corsi di dizione, di corsi di public speaking per imparare a fare i podcast, e sono il fenomeno che tutti dovremmo tenere a mente. Ecco perché quando ci è stata fatta la possibilità di offrire i podcast dell'intelligenza artificiale, io l'ho presa a mani basse e l'ho proposta subito a Ivan. Secondo me la domanda è questa, è come lo vedo io, è grazie ai podcast che Clubhouse sta avendo questa marcia in più? Secondo me sì, infatti l'avevo anche scritto, penso, nell'articolo, in realtà, cioè, secondo me il Clubhouse ha fatto di un trend, che era quello del podcast, trend nel senso non come moda passeggera, ma come una cosa che in questo momento stava andando veramente molto bene. Noi ci eravamo già avvicinati molto al mondo dell'audio grazie ai podcast, adesso addirittura si è sfruttato questo trend per la creazione di un social network, e riusciamo addirittura ad avere un passaggio in più. Ok, è come un podcast, però io posso anche interagire, cioè è fantastico. Effettivamente, se capiti nelle stanze giuste, ecco, secondo me, Raffaello, anche quello è importante. In America, per esempio, c'è già un livello molto alto. In Italia, ancora, non tutti sono iscritti, spesso ci sono anche delle stanze che nascono un po' così per testare, e quindi c'è un po' da fare delle ricerche, nel senso che rischi di perdere tanto tempo all'interno della piattaforma per trovare dei contenuti di valore. Adesso io non sono diciamo troppo contenta dell'idea del social network elitario, del club privato, però a me non dispiace nemmeno, cioè nel senso temo l'evoluzione, perché dico okay, nel momento in cui però andremo ad aprire a tutti, cosa succede? Cioè, mi immagino un sovraffollamento delle stanze, quindi poca possibilità di interagire, mi immagino anche, cioè, dare voce a tutti è un bene, ma a volte, insomma, dipende anche cosa hanno da dire. Appunto, l'esclusività è una cosa che secondo me dovrebbe mantenere come, spero che la mantengano come cifra, perché secondo me dovrebbe rimanere appannaggio degli addetti ai lavori. Dovrebbe avere il successo che c'ha LinkedIn, che non è per fancazzisti, ma è per chi realmente vuole confrontarsi con addetti ai lavori e creare collaborazioni serie. Io non ho la medesima idea, onestamente. Quello che io, diciamo, sposo molto, diciamo, i dubbi di Alessandra, nel senso che oggi è bello, da quello che mi sembra di capire, perché tu è esclusivo. Sostanzialmente puoi parlare con una persona che magari ha 2 milioni di follower, o comunque è veramente una persona importante a prescindere, nel senso importante nel senso nota, e puoi farti vedere sostanzialmente, perché c'è una riconoscibilità. Sentire. Magari siete in 20. Cioè, ragazzi, io posso chiacchierare con Zuckerberg, cioè nel senso, cioè, certo. Scusate, ma quando ti ricapita? Cioè. E quindi, certo. E questo lo puoi fare perché se magari nella stanza siete in 50, per esempio, immagino. Certo. Ma quando sarete 3.000, 10.000, 30.000, allora sarà come i vari commenti che tu posti su Facebook. Ho capito, sì, ma io quello che dicevo. E magari nessuno ti risponde, quindi diciamo diventerà un po' complicato. Sicuramente, ecco perché come mi auguro no, che rimanga esclusivo, era finisco. Quello che dicevo. Quando sì, rimane esclusiva fino a un certo punto, perché poi devi comunque o fai un social a pagamento, e quindi tu in qualche modo non solo le stanze a pagamento, ma addirittura tutto il social è a pagamento, quindi tu sei dentro perché hai pagato, e quindi questo è esclusivo. Ma se invece fai delle stanze a pagamento, allora lì cambia un po' il tema. Devi, secondo me, sicuramente aprire, perché i social si basano proprio molto anche sulla capacità di essere pervasivi, cioè di avere tanti utenti, poi sostanzialmente. Difficile avere un social che ha 100 persone o 100.000 persone. No, un social deve mangiarsi il mercato, cioè deve entrare sullo smartphone di tutti, o almeno di quasi tutti. Al momento hanno studiato un'ottima, secondo me, strategia, che è quella appunto di lavorare sulla scarsità, perché poi tutti, la gente si dice c'è un nuovo social, ok, forse mi iscrivo, tipo TikTok sì, sta crescendo, ma non così tanto come per esempio altri social.
ma perché è aperto a tutti. Invece questo c'è la scarsità e quindi dice no, lo voglio anch'io, e quindi tutti fanno la gara, per motivo per il quale si spendono anche 50-100 euro per un invito, che è un'assurdità. Che assurdo. Comunque ragazzi, io vi dico, ho ricevuto proprio ieri un po' di inviti in più grazie alla mia attività, perché per adesso sono spesso dedico un po' di tempo libero per capire man mano. Ci sono delle evoluzioni in realtà ogni settimana, cioè ogni giorno poi entri e ti rendi conto che guarda cosa si sono inventati, cioè è anche carino da studiare. Quindi stavo dicendo, ho degli inviti in più che mi sono stati accreditati ieri, per cui a questo punto... Quindi dai, stai dicendo che stai aprendo un commercio nero? No, sto dicendo che mi fa assolutamente piacere mettere a disposizione 3-4 inviti a qualcuno che non si... Ok, se Raffaello si vuole prenotare, beh, anche gli altri che ci stanno seguendo, chi magari vedrà questo video poi in un secondo momento, se volete testare la piattaforma, volete farmi un giro e siete alla ricerca di inviti, non pagate nessuno, commentate qua sotto, contattate me o scrivete in privato alla pagina di Smart Marketing, insomma i primi 3-4 riusciamo a farli entrare e poi ci dite cosa ne pensate. Ha fatto anche il merchandising, la nostra numero uno. È fantastico. Vabbè, siamo andati molto lunghi, anche perché insomma sì, abbiamo commentato tutte le cose. Effettivamente magari facciamo rientrare Giulio, così facciamo sì, un po' i saluti, perché diciamo siamo arrivati quasi all'ora, siamo arrivati abbastanza lunghi, però gli argomenti erano succosi oggi e questo era anche assolutamente sì, assolutamente sì. Facciamo rientrare Giulio e facciamo un po' il riepilogo della puntata, che appunto la prima parte abbiamo visto per 20-25 minuti un libro molto importante, essenziale, come l'ha definito Raffaello, che è il capitalismo della sorveglianza, se non erro. E la seconda parte abbiamo parlato del numero in uscita, anzi in uscita, in pubblicazione, già pubblicato. Tra l'altro c'è anche la newsletter, oggi arrivata nelle mail di tutti voi, di Smart Marketing, che è The Day After. E qui con noi abbiamo avuto Giulio Giancaspro, che è appunto l'artista della copertina d'artista. Giulio, dovresti metterti, hai tolto il microfono, quindi se vuoi parlare devi metterti l'audio. E Alessandra, che ci ha parlato di Clubhouse. Raffaello, vuoi dire qualcosa? Sì, allora, niente, ok, Giulio è tornato fra noi, adesso vi facciamo salutare. 2 secondi, giusto per dire una cosa, siamo andati sì, un po' lunghetti, quindi lo dico anche agli utenti, siamo arrivati quasi all'ora, però erano tutti succosi come argomenti, quindi non potevamo parlare di Clubhouse senza parlarne, non potevamo parlare della bellissima copertina di Giulio che ha dato il là a questo primo esperimento. Nelle prossime puntate torneremo ovviamente nei nostri canonici 35-40 minuti. Vi dirò che la prossima puntata abbiamo già l'ospite, quindi cominceremo a fare la promozione già da lunedì, e abbiamo una puntata più verticale, perché parleremo di un argomento che è molto, non vi dico nulla, dovete collegarvi, di un argomento che è molto importante per tutti quelli che si occupano di social media, di brand, media, perché internet, web e quant'altro, e avremo anche in questo caso un ospite in diretta, e questa sarà la parte preponderante della trasmissione. Non sappiamo se ci abbiniamo a qualcos'altro, ma veramente non ve la perdete, utenti di Smart Marketing, perché sarà estremamente interessante. Allora, salve a tutti, Giulio saluta, Alessandra saluta. Ciao a tutti, buon weekend, soprattutto allora confermo ancora, se vi servono degli inviti, uno è preso già da Raffaello, quindi già l'abbiamo bruciato, ne rimangono altri 3. Ho capito. Giulio, vuoi salutare? Magari con un sorriso. Giulio, non lo sentiamo più. Forse non ci sente. Forse ha un problema di audio. Va bene, salutiamo noi per lui. Okay. Allora, ci siamo dentro l'ora. Saluto ciao tutti. E ci vediamo alla prossima live di sabato. Ecco, prossimo. È tornato. Ciao a tutti, grazie. Arrivederci. Ottimo. Salve, ciao. Ciao. Ivan, rimani collegato? Sì.